oggi in questa sala per la conferenza stampa. Doveva esserci il sindaco, purtroppo non è stato possibile, ma abbiamo il vice sindaco, quindi benissimo, siamo molto felici. La quarta edizione di Maggio in Forma, è cresciuta questa manifestazione in questi 4 anni, è cresciuta tantissimo. Siamo partiti con 45 mammografie gratuite che offriamo alle donne tra i 40 e i 49 anni, cioè in quella fascia di età che non rientra nel servizio sanitario gratuito per l'accesso gratuito agli screening. E insieme alla Francesca Catalano, presidente dell'ANDOS, 4 anni fa, quando abbiamo iniziato, ci siamo posti l'obiettivo di non farlo restare un appuntamento spot solo una volta, ma di farlo diventare un momento continuativo in cui ritrovarsi ogni anno nello stesso momento a parlare di prevenzione e a fare prevenzione soprattutto. E ci siamo riuscite perché in realtà è questo il 4º anno. Poi l'altro obiettivo che ci eravamo posti era quello di farlo andare anche al di là di noi, diciamo, ma su questo ci stiamo lavorando. Quindi desidero ringraziare oltre al comune Francesca perché 4 anni fa ha coinvolto la Fondazione Etica e Valori Marino Tregua che rappresento ed anche la Presidente Enzo Optimist che da 2 anni è insieme a noi in questa organizzazione dell'evento e poi tutti gli sponsor che all'inizio era solo la fondazione, poi pian piano tutti gli altri hanno aderito al nostro invito con grande entusiasmo, devo dire, alcuni da molto tempo, come il Credo Siciliano, qui è presente il direttore, altri man mano. E se voi vedete il retro di copertina della brochure troverete tutti gli sponsor, sono troppi per nominarli tutti, quindi non lo farò. Ma quello che voglio dire è che sono sponsor che svolgono attività completamente diverse l'una dall'altra, il che significa che la solidarietà non ha confini, non ha appartenenza, non ha limiti, può essere fatta da chiunque, basta semplicemente volerlo. È un semplice gesto che può fare tantissimo. E se pensate che noi in 3 anni abbiamo dato quasi 360 mammografie gratuite. E quest'anno, solo quest'anno, riusciremo a darne 300, quindi quasi quante in 3 anni. È un risultato veramente di cui essere orgogliosi, soprattutto perché nei 3 anni precedenti sono stati trovati 15 casi di tumore, 15 casi di donne che non sapevano di avere il tumore, su cui poi si è potuto intervenire. La stessa dottoressa Catalano è intervenuta, di vista chirurgico e comunque sia 15 casi che sono 15 donne a cui forse abbiamo salvato la vita, quindi siamo molto felici che questa manifestazione possa proseguire di anno in anno e crescere di anno in anno e noi abbiamo intenzione di farla davvero crescere sempre di più. Anche perché oltre che dare le mammografie è proprio un appuntamento in cui noi parliamo di prevenzione. Ne parliamo anche domani perché abbiamo organizzato un convegno con la presenza dell'assessore regionale alla salute Razza per parlare di prevenzione. Quindi più se ne parla e meglio è, perché purtroppo le donne del sud muoiono più delle donne del nord, proprio per mancanza di prevenzione o di abitudine alla prevenzione. E allora oggi è la giornata mondiale della lentezza. Questa cosa mi fa sorridere perché penso che è stato necessario inventare la giornata mondiale della lentezza perché andiamo tutti sempre troppo di corsa e non abbiamo il tempo di ricordarci che a volte dovremmo fermarci. Fermarci anche per pensare che la vita è una cosa incredibilmente bella, è un dono preziosissimo che va curato, ma per curarlo bisogna anche prendersi cura di sé. Per onorarla bisogna prendersi cura di sé. E questo significa la prevenzione. Basta semplicemente fare rientrare la prevenzione nella routine, nella normale routine. Come si fa per l'auto? Si fa la revisione? Beh, si fa la prevenzione. Non cambia nulla. Un tagliando, esatto. E allora quindi vi aspettiamo sabato 12 dalle 9 alle 13 per prenotare la vostra prevenzione, che è un gesto d'amore nei vostri confronti e nei confronti dei vostri cari. Grazie a tutti.
siamo alla quarta edizione di Maggio in Forma, l'appuntamento fisso in cui parliamo di prevenzione e facciamo prevenzione. Quindi sabato 12 maggio aspettiamo tutte le donne che dai 40 ai 49 anni vogliono fare la loro prevenzione. E li aspettiamo a Piazza Stesicoro per prenotarla, perché la prevenzione è un gesto fondamentale d'amore nei confronti di se stessi, ma anche nei confronti dei propri cari, per lasciarli più sereni. Quindi noi ci auguriamo che verrete in tante. Abbiamo la possibilità di offrire fino a 300 mammografie gratuite e vi aspettiamo per parlare insieme, ma soprattutto per fare questo gesto d'amore. Grazie al vice sindaco, al nostro sindaco, alla città di Catania. La cosa bellissima che quest'anno veramente mi ha riempito ancora di più d'orgoglio è intanto che sono arrivati i club femminili. I club femminili, grazie alla dottoressa Monterosso, hanno aderito con grandissimo entusiasmo, portando il loro contributo e il loro valore. Ecco perché abbiamo la possibilità quest'anno di offrire un maggior numero di esami strumentali. È un'altra cosa che ormai c'è da 4 anni, ma che ogni anno ha un particolare entusiasmo, è proprio l'associazione tra volontariato e istituzioni, che non è cosa da poco, perché il volontariato si pone accanto alle istituzioni e le istituzioni accanto al volontariato. Ecco perché siamo qui oggi, perché abbiamo la possibilità di organizzare il convegno al cortile Platamone domani pomeriggio e anche il suolo pubblico, appunto quello di Piazza Stesicoro. Quindi mettere insieme le forze, il Comune di Catania, il volontariato Andos, la Fondazione, i club femminili, questo ci dà la possibilità veramente, Raffaella, che questa nostra manifestazione ci possa sopravvivere rispetto a noi. Quarto anno, ma io mi auguro che ce ne siano veramente tanti, che sia un momento importante del mese di maggio, che come sappiamo è dedicato alla mamma, alla festa della mamma, dando la possibilità quest'anno, e l'abbiamo anche scritto in brochure, di far effettuare la mammografia intanto alle donne che ancora non l'hanno mai fatta, quindi quella fascia di età che è ignara che può essere colpita appunto da un tumore della mammella. Dottoressa Catalano, siamo al quarto appuntamento, un appuntamento che ogni anno cresce, quest'anno saranno molto di più lo screening che offrirete gratuitamente alle donne. Sì, quest'anno riusciremo ad arrivare a circa 300 esami strumentali, cioè mammografie, grazie alle donazioni che l'Andos quest'anno ha potuto raccogliere. Il Maggio in Forma è un momento in cui molte donne della nostra città attendono con ansia per prenotare il loro esame mammografico, ma anche per parlare di prevenzione e di informazione. Durante appunto l'esame mammografico non è un esame, diciamo, finalizzato a se stesso, ma è un esame che viene completato da una serie di consigli che vengono dati alla donna proprio per avere cura di sé e per aderire ogni anno alla nostra campagna di informazione. L'importanza, perché è possibile anche salvare delle vite, come è successo alla prevenzione, no? Assolutamente sì, ormai è risaputo che se la malattia viene presa in tempo, quindi quando è ancora di pochi millimetri, la donna è destinata a guarire completamente. Quindi più piccolo è il tumore, più siamo in grado di curarla, di operarla, e spesso e volentieri il tumore non è ancora così aggressivo da richiedere la chemioterapia. Quindi capite bene quanto è importante sottoporsi ad un esame mammografico a partire dai 40 anni almeno una volta l'anno. Ricordiamo semplicemente l'età e il luogo dove recarsi sabato. Sabato saremo presenti con il banchetto espositivo insieme a quello della Fondazione Tregua presso Piazza Stesicoro dalle 9 alle 13. Ci saranno le volontarie dell'Associazione Andos che saranno a disposizione delle donne che vorranno prenotare il loro esame. Buongiorno a tutti, mi unisco ai ringraziamenti di Raffaella e dell'Andos per questa manifestazione, per l'appoggio che anche il Comune ci dà ogni anno. Il Soro Optimis rappresenta la voce dell'associazionismo, la voce della società civile che proprio la nostra associazione si batte e lotta per i diritti della donna. E il diritto alla salute è un diritto di primaria importanza, quindi anche per questo quest'anno il Soro Optimis ha voluto per la seconda volta essere vicino alla Fondazione Tregua e all'Andos in questa importantissima campagna in favore della salute della donna. Il Soro Optimis, Associazione Internazionale per i Diritti delle Donne,
E il diritto alla salute è un diritto fondamentale, non può per la seconda volta e a fianco all'Andos e alla Fondazione Tregua in questa importante campagna di prevenzione Maggio Informa. La campagna si svolge in più date e con più appuntamenti. Domani alle 8 organizzeremo un incontro di formazione intitolato proprio Informazione e prevenzione e solidarietà. Senza una corretta informazione non ci può essere prevenzione e solo attraverso la solidarietà si può portare avanti questa campagna basata su una serie di screening e mammografie gratuite che le donne potranno prenotare giorno 12 dalle 9 alle 13 a Piazza Stesicoro. Il Soroptimis rappresenta la società civile, la voce dell'associazionismo ed è felice quest'anno perché accanto alla nostra associazione hanno dato la loro adesione altri club service come l'AMMI e come l'Innerwheel. Quindi più siamo e meglio è, e soprattutto una rete di donne che lavorano a favore per le donne, per la salute per le donne, insieme alle istituzioni e agli enti pubblici. Allora, è un obbligo da parte delle istituzioni pubbliche offrire la più ampia sinergia possibile alle associazioni che nel territorio vogliono promuovere la tutela della salute. Oggi ci troviamo insieme al Soroptimist, all'Andos e alla Fondazione Tregua per promuovere per la quarta volta un importante screening al tumore al seno. Due eventi importanti, uno informativo e l'altro invece pratico, che si svolgerà nel sabato presso Piazza Duomo, in cui tutte le donne della nostra città che vorranno potranno quindi chiedere supporto a queste associazioni e sottoporsi allo screening, che è uno screening assolutamente gratuito.